ragazzi, buongiorno, siamo qui oggi con un nuovo video. Qui oggi abbiamo un nuovo, come possiamo chiamarlo? Un nuovo giochino, una gindralina aggiuntiva, anzi non è aggiuntiva perché verrà sostituita ad alcuni componenti che ora vi spiegheremo per eliminare il condensatore, giusto? E poi per fare cosa? E poi praticamente questa centralina di Sparkevo sostanzialmente utilizza le puntine come segnale di fase, diciamo per l'anticipo corretto, va a eliminare il condensatore, però le puntine non sono più soggette ad usura, quindi né allo scintillio che le deteriora e nemmeno al passaggio di corrente tra di loro che viene, diciamo, incaricato al modulo. Ovviamente metterò in descrizione poi il link per tutte le informazioni a riguardo e anche per poterlo acquistare, chiaramente, perché poi lo testeremo e vedremo se il nostro amico Cavo Bravo gripperà oppure no. Quindi diventa un'accensione elettronica. Esatto, è un modulo di conversione da puntine elettroniche. Adesso procediamo a montarlo. Facciamo vedere come montarlo. Quindi andiamo a svitare i fili dalle puntine. Possiamo anche già eliminare il condensatore. Con violenza, vero? Con violenza. Lo rompiamo. No, che questi qui sono quelli buoni che non si bruciano mai, quelli nuovi... Anche gufata. Quelli nuovi durano da Natale a Santo Stefano, invece quelli vecchi sono indistruttibili. Questo finirà sul ciao rosso. Poi, le puntine ovviamente le dobbiamo mantenere. E dobbiamo portare fuori un filo dalle puntine. Le puntine vanno regolate sempre a 0,4? Sì, possono essere regolate anche a 0,5, 0,6, non è okay. Un problema. E colleghiamo questo filo che mi sono già preparato, diciamo. Non vale così, però. Ok. Dovete ovviamente procurarvi anche una vitina... Aggiuntiva, altrimenti usate quella del condensatore. Ah, giusto, è vero, possiamo riciclare. Infatti, adesso la ricicliamo. Come insegna Greta Thunberg, ricicliamo anche le viti. Dammi una mano, pista, va là. Che qua non ci passiamo, mi sa. Con questo fastone un po' grosso, facciamo il contrario. Passiamo prima al filo e poi. Sì. Quando sono cose troppo grosse, è sempre un problema. A volte. Un po' d'olio. Ok. 3 ore dopo. No, veramente ci vogliono 10 minuti se uno ha già le cose abbastanza pronte, però insomma, un po' di manualità, ecco. E si fa tutto. Ok, perfetto. Qui non tocca le puntine, siamo a posto. Ora, questo è il filo che prima era attaccato alle puntine, lo colleghiamo come era collegato prima, solamente che lo teniamo staccato dalle puntine, utilizzando la vite del condensatore e un dadino. Vuoi anche una rondellina per fare una cosa? Va bene, se ce l'hai. Te la procuro subito. Se le fate bene. Potrebbe essere... Questa è troppo piccola? Perfetta. Oh, va bene. Perfetto. Ok. Prima che finisca male. Adesso mi cadrà, ovviamente. Serve la calamitina per tenerlo fermo. Mi raccomando, fate attenzione alla chiavetta perché quella di solito fa una brutta fine se non state attenti. Per il filo bianco bisogna farlo stare in una posizione prestabilita. Sì, come il filo nero, diciamo, lo facciamo passare qua sotto, non c'è problema. Okay. Anche lì va bene. Adesso io in velocità l'ho fatto passare da qua, però si possono far fare altri giri, insomma, anche dall'altra parte, ecco, non è un problema. E se mettiamo un po' di nastro isolante qua, giusto per isolare. Ok. Vai. Potete usare chiaramente anche il nastro isolante, ma noi abbiamo della guaina, per cui facciamo una cosa più bella da vedere. Okay. Questa verrà macinata dal volano dopo 2 minuti di accensione. Speriamo di no. Ok.
Adesso la scaldiamo. Ok. Ok, lì è isolato. Sì. Adesso questo lo possiamo infilare qua sotto, così non disturba. Un lavoro bello pulito. Perfetto. Okay. Così nessuno vede niente. Se ti fermano. Maresciano, non ci sta niente. Ok. Chiavetta. Chiavetta, siamo in fase. Perfetto. Ok. Rimontiamo il suo carter. Perfetto, lo possiamo montare sul motore. Certo. Ok, siamo pronti per fare i collegamenti. Sì, allora, questo che è il filo bianco che abbiamo attaccato alle puntine, lo attacchiamo al filo bianco del nostro modulo. Ok, quindi bianco con bianco. Il blu lo teniamo isolato, serve per il funzionamento 12 volte, ma in questo caso non è richiesto. E magari facciamo un giro di nastro per isolarlo. Sì. Il rosso lo attacchiamo alla bobina esterna, okay, insieme al filo che viene da dentro il motore, che è il filo dello statore. Perfetto. E il nero lo andiamo a collegare a direttamente a telaio. Ok. Quindi. Quindi nero a massa su qualsiasi, una qualsiasi vite, possiamo sì, fare anche che qua. Sì, che sia attaccato al telaio, chiaramente, sì, perché va da massa. Attaccato alla bobina è ancora meglio. Sì, perfetto. Poi, quindi, filo che arriva dallo statore. Lo attacchiamo, lo facciamo vedere qui, ok, sì. Questo è il collegamento corretto, deve essere collegato al rosso che poi va a collegarsi qui dentro la bobina. Sì, esatto. Ok, perfetto. Ok, allora, messo a massa sulla vite della bobina, poi fissata la centralina qui sotto, dove c'è il foro per metterci il coperchio del motore, che esatto, è wifi, in questo caso non lo mettiamo più. E sì, la centralina è durevole anche all'intemperie, quindi può essere anche esposta a fango, acqua, non è un problema. Quindi è davvero uomo, quindi la mettiamo nel punto in cui prende più acqua, esatto, per dimostrare che funziona. Quindi adesso ora andremo dentro un canale e vedremo se rimarrà acceso il motore. Ok, non ci resta che fare la prima accensione, direi. Esatto. Se parte. Dai. Vai. Allora, vai, lasciamo questo, il video così, così bello della diretta. Allora, la benzina è aperta. Ok, vediamo se i pedali girano, toccano un pochino, non li porta. Vado? Vai. Ah, però aspetta. Ah, taglia qua il video che era no, no, lascio. Siamo. Sistemare più il gas un po'. Ok. Ottimo lavoro!
Possiamo vedere un'altra cosa: se volete fare il tasto di spegnimento come fate io nello zip ad esempio, lo staccanassa, vi basta mettere un tasto che vi manda a massa il blu, guardate, ok? Basta, vabbè, adesso qui l'abbiamo appoggiato in un punto qualsiasi. Siamo a telaio, quindi basta un tasto, un pulsante che esatto. È collegato tra telaio e filo blu e con quello fate lo spegnimento. Mettete ovviamente il tasto qua sopra, va bene un qualsiasi tastino anche da un euro. Se non volete prendere uno staccamassa di quelli da, non so, quelli seri da 10-12 euro. E una volta premuto viene mandato a massa il filo e si spegne automaticamente il motore. Normalmente invece questo filo blu viene usato per il funzionamento con batteria a perdere a 12 volt, magari nelle applicazioni un po' più corsaiole. Più racing. Dove viene eliminato lo statore, completamente gli avvolgimenti dello statore, e si usa una batteria a perdere, si usa sempre il segnale che viene dalle puntine, quindi le puntine rimangono, però in quel caso l'energia della scintilla ne è molto migliorata.